Un post su Facebook del sindaco Matteo Ricci, con tanto di condivisione di titolo del resto del Carlino di domenica, ha condannato una manifestazione che si è rivelata qualcosa di ben diverso dagli intenti iniziali. Sabato, in piazzale Lazzarini, si è infatti alzato il grido d'allarme di parte del mondo della cultura e dell'arte pesarese, completamente congelato dalla pandemia. Ricci ha però stigmatizzato come il comprensibile grido di dolore degli artisti si sia trasformato in una manifestazione no mask e no vax a 200 metri dall'ospedale. Poche mascherine, poco distanziamento e molta più propaganda no vax. Secondo il post di Ricci, non è questa la cultura dalla quale ripartirà la città. Una situazione che ha finito per offuscare quello che era il nobile intento di riapertura dei teatri. Per cercare di ricordare agli stessi artisti, a tutte le persone e anche a chi governa questo paese quanto l'arte sia importante e quanto sia ingiusto, inconcepibile e anche illogico tenere chiusi questi luoghi di cultura. Ieri o ieri l'altro, non mi ricordo, l'assessore alla cultura di Milano ha indirizzato una lettera pubblica al nuovo presidente entrante Mario Draghi ricordandogli quanto sia importante l'arte e la cultura, che sono il vero patrimonio artistico, spirituale, umano di questo paese, che noi non vorremmo mai dimenticare e mai arrenderci a quella che con un eufemismo orwelliano l'ha definita la nuova normalità. Noi non riusciamo a capire per quale motivo spazi così importanti, gli spazi culturali, perché è proibito agli artisti, ai musicisti, di tenere non solo in teatro, ma anche per dire in un ristorante che è aperto a pranzo. E tra l'altro i ristoranti lo stesso, noi siamo solidali con loro e con le stesse palestre. Le palestre è un luogo dove si pratica proprio sport, lo sport che porta gioia, porta benessere fisico. Quindi non capiamo perché le cose che portano benessere fisico e spirituale siano state silenziate. Corrado, ti ricordi la data dell'ultima tua performance? 24 febbraio. E il punto è grave, perché cioè qui si sta azzerando proprio veramente l'economia mondiale. Allora a questo punto io mi domando, forse bisognerà risolvere il problema della pandemia, se così la vogliamo chiamare. Poi dopo. A proposito di ristori, è arrivato nulla? No, a me no, assolutamente, niente. Mi è arrivato qualcosa dalla SIAE, perché sono autore e compositore, quindi qualcosa mi è arrivato, ma fa ridere a confronto. Io non lavoro da febbraio dell'anno scorso. R2020 è una sorta di contenitore a livello nazionale, stanno nascendo tutti questi fuochi di resistenza. Qui a Pesaro noi siamo nati per dialogare con tutte le associazioni, comitati e quant'altro stanno nascendo, quindi da Ora Basta Marche, che nel frattempo è arrivato non più solo nelle Marche ma a livello italiano, la Marcia della Liberazione, con la quale ovviamente collaboriamo, e l'M3V, che è il gruppo ovviamente a livello nazionale. E quindi i nostri cavalli di battaglia quali sono? Il fatto soprattutto di far capire agli italiani che bisogna avere più consapevolezza e bisogna in qualche maniera risvegliarsi un attimino da quello che ci stanno imponendo con la televisione e con tutti i mass media.